Hegel discute nelle sue pagine anche il grande teorema liberale che ancora oggi sentiamo ricorrere diffusamente, quello secondo cui il mercato, se lasciato a se stesso e alle sue, ai suoi movimenti, produrrebbe in automatico un equilibrio. Questo è il grande sofisma che va talvolta sotto il nome della mano invisibile, no? Di Adamo Smith, l'idea per cui il sistema concorrenziale alla fine produce in maniera imperscrutabile, come se intervenisse la mano invisibile, una sorta di benessere sociale scaturente dai vizi privati. Ecco, Hegel per primo, devo dire, con grande acume decostruisce questo modello dicendo che essenzialmente potrà pure essere vero che il mercato si disciplini da sé, ma al prezzo della miseria e della rovina per intere categorie di individui. Paradossalmente la tradizione liberale, che sempre rinfaccia a Hegel di essere in sospetto di organicismo, comunismo, negazione della libertà individuale, curiosamente Hegel dice che soltanto lo stato etico può garantire che ogni individuo sia ugualmente libero rispetto a tutti gli altri e possa svilupparsi pienamente, laddove invece il mercato abbandonato a se stesso neutralizza la libertà stessa di molti individui che finiscono in rovina grazie ai movimenti del mercato. Quindi questo è un aspetto interessante che andrebbe pienamente ripreso.